Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, nuovo video di skincare e nuovo video un po' diverso dal solito, o meglio, un po' un ritorno agli albori. Mi dimentico sempre di togliere il chiamangeli che mi ha regalato mia madre. Allora, oggi parliamo di skincare, ma non sarà una review di prodotti skincare, bensì, vi ho già fatto un video su che cos'è la skincare routine e come si compone, ma molto generico e molto ampio. Oggi parleremo proprio di quegli step di skincare essenziali, di come si applicano i prodotti e di che cosa offre il mercato, quindi cosa scelgo, una cosa o un'altra, e che cosa comporta fare una scelta o farne un'altra, più ovviamente le tecniche di applicazione perché le applicheremo insieme. Non parleremo di detersione perché la detersione è un argomento complesso e secondo me da trattare a sé stante. Scrivetemi qua nei commenti se vi interessa un video solo dedicato alla detersione, quindi struccaggio e detersione. E non parleremo di maschere perché vi ho appena fatto un video sulle mie maschere preferite e su come si bilanciano la fase detox con la fase idratante. È assolutamente inutile che io lo rifaccia un'altra volta. Dunque, ho cercato di organizzare al meglio i pensieri perché ho tante tante cose da dirvi e tutti i prodotti che utilizzerò e che vi mostrerò in questo video sono tutti prodotti che io amo, che io uso e che conosco. Non li ho scelti a caso, ma che rappresentano diverse categorie di prodotto, categorie di prezzo e categorie d'utilizzo. Ok, partiamo presto che tardi. Innanzitutto, qual è il primo prodotto che si applica nella nostra skincare routine? Non parlando di tonico ed essence, perché io la essence, se la utilizziamo così come la lotion, la inserisco ancora nella fase di detersione e comunque di pre-trattamento. Velocemente, dopo la detersione, il tonico. Se noi scegliamo una lotion, la lotion va da sola, perché? Perché è una sorta di fusion tra un tonico e una essence, ok? Un po' più del primo, un po' meno del secondo. Se invece noi scegliamo una essence, si applicherà dopo il tonico e prima del siero, perché aumenta la quota di idratazione e aiuta la veicolazione di tutto quello che noi andiamo a mettere al di sopra. Quindi facciamo finta che ho già fatto la mia detersione, cosa che ho fatto, e che ho già applicato la mia essence, cosa che ho fatto. Qual è il primo vero step da fare nella nostra skincare routine? È l'applicazione del contorno occhi. Questo perché? Perché la zona perioculare è 5 volte più sottile del resto del viso e priva di ghiandole sebacee. Per cui, se noi andiamo al di sopra di questa zona con una texture, con un peso molecolare strutturato per la zona del viso, creerà una barriera tale per cui il contorno occhi non riuscirà più a penetrare. E voi potreste dirmi: sì, ma io sto lontano. Sì, ma non abbiamo il compasso nelle dita e quindi evitare perfettamente questa zona è molto difficile. Perciò cosa si fa? Si applica come step primario. Abbiamo diverse cose che offre il mercato quando parliamo di contorno occhi e che vanno scelte in base all'età che abbiamo, alle esigenze che abbiamo e, se volete, anche al budget che abbiamo. Il primo prodotto come contorno occhi di cui vi parlo, non tanto di questo, ma come genere prodotto e che consiglio specialmente a chi non ha esigenze particolari o non ha molto budget, è il classico contorno occhi idratante 24 ore, ad esempio il Sephora all'acido ialuronico. Ve ne ho parlato tante volte, di questa qua è la Brightening Eye Cream, è una classica crema di contorno occhi 24 ore, quindi la potete applicare già da giovanissima, già dai 14-15 anni per dire, e l'applicate nella zona perioculare mattina e sera. Ovviamente no, non è un anti-age, no, non è uno specifico borse occhiaie, è un contorno occhi globale idratante, perfetto appunto per questa categoria di persone. Altrimenti troviamo sul mercato contorno occhi che sono già più specificatamente anti-age, ma che rimangono 24 ore, tipo il mio adorato Reviving Eye Cream di Amorovixa. L'ho quasi finito, oddio. Lo applicheremo anche questo mattina e sera, ma sarà rivolto a chi ha un'esigenza un po' più specifica. Nel contorno occhi, poi, esattamente come nei prodotti viso, andiamo su anche a livello di quota lipidica. Più il contorno occhi è secco, più aumentiamo la densità del prodotto cosmetico. Quindi troviamo dei prodotti leggerissimi, super super easy, tipo il Polar Icy Magic, che è un contorno occhi defaticante istantaneo. Io lo uso spessissimo alla mattina. Perché? Perché è un'ottima base trucco, perché è leggerissimo, ha la biglia fredda, quindi è super defaticante e va a trattare anche le ciglia. Infatti questo si applica in tutta la zona perioculare, compresa la palpebra mobile. Ma non lo utilizzerei mai la sera, perché? Perché non ho la ricchezza, la sensorialità e la quota lipidica che voglio in un prodotto per il contorno occhi da notte.
dove ad esempio troviamo delle texture in balsamo, quindi con la quota lipidica molto più presente. Questo è il Defense Elixage Contour di Bioniche, fantastica, una texture quasi burro. E quindi abbiamo capito che possiamo andare su da una densità quasi liquida a una quota lipidica quasi balsamo, ok? Poi ovviamente sarà un contorno occhi idratante generico, o sarà specificatamente rassodante anti-age, o semplicemente defaticante effetto sguardo riposato, anche grazie all'applicatore che abbiamo in dotazione. Una cosa che è ancora poco d'uso nell'ambito del contorno occhi, ma che esiste, è la possibilità di stratificazione, perché in generale in cosmesi il siero è la parte che ha un peso molecolare più basso e quindi una più grande penetrabilità, e c'è invece la crema che ha un peso molecolare più alto e agisce da lock-in per il siero, quindi ne impedisce l'evaporazione, e dall'altro lato protegge dalle aggressioni che arrivano dall'esterno. È una cosa che non si usava in cosmetica fino a poco tempo fa, e invece oggi le case cosmetiche iniziano a sfruttare il potere della stratificazione anche nell'ambito del periculare. Ad esempio, io adoro il Prodigious Helix Eye and Lip Serum di Eterea, che ho quasi finito anche lui. Questo è un siero contorno occhi e labbra ricchissimo in coenzima Q10. E come si applica? Si applica prima del nostro contorno occhi, specialmente quando, nei momenti in cui siamo più stanchi, più segnati, o quando vogliamo dare un boost importante alla zona perioculare. Come si applica il siero contorno occhi? Esattamente come per il discorso del siero viso, sono prodotti ad alta penetrabilità, quindi non vanno massaggiati. Semplicemente noi accompagniamo con l'anulare e una leggerissima pressione il prodotto lungo tutta la zona perioculare, non la palpebra mobile. Idem il perilabiale, e senza massaggiarlo, se no le dita se lo assorbono più che la zona che ci interessa, lo accarezziamo affinché esso venga assorbito, perché questo è un siero, ed è esattamente lo stesso identico discorso che faremo poi per il siero viso. Come vedete è già assorbito, dà una luminosità immediata, ma non va applicato con una massaggistica dedicata invece come un contorno occhi. Vado poi al di sopra, in questo caso con il mio 24 ore anti-age e il contorno occhi sempre con l'anulare, sempre perioculare alto e basso, non la palpebra mobile, a meno che non sia specificato sulla confezione, come ad esempio in questo caso. Andiamo, dunque, noi abbiamo i canali linfatici e di scolo che arrivano all'esterno e vanno verso le saliere. Per cui la gestuelle sarà tamponata verso l'esterno, quindi accompagnandolo verso dove poi raggiunge lo scarico e di liftaggio della zona dell'arcata sopraccigliare. Quindi noi andiamo a premere e a portare verso l'alto la zona dell'arcata sopraccigliare, facendo anche una leggera pressione nel punto d'altezza, e ogni movimento in generale in cosmetica si rifà tre volte. Mentre lavoriamo tamponando il prodotto per drenare e accompagnando in questo modo, quindi facendo ruotare il viso, il dito sempre verso l'esterno, nella zona di scarico. Possiamo poi disegnare dei piccoli otto nelle zampe di gallina laddove presenti. A questo punto iniziamo il secondo passo della nostra skincare routine, che è l'applicazione del siero viso. I sieri visi sono diversi, possono essere idrici, lipidici, possono essere bifasici o specifici per un momento o l'altro della giornata. Facciamo un po' di chiarezza. Il classico siero idrico che si applica mattina e sera. Ad esempio io adoro il Pestle & Mortar Full Hyaluronic Serum, che però è finito. Ma troviamo delle proposte anche low cost per chi ad esempio ha meno budget o vuole capire se un siero all'acido ialuronico può fare per lui, e ad esempio lo applichiamo adesso insieme. Lo fa anche Revolution, il siero al 2% di acido ialuronico. Questo è un siero che cosa farà? Trattiene acqua. L'acido ialuronico riesce a trattenere 1000 volte il suo peso in acqua, quindi avrà un effetto di estrema idratazione. L'acido ialuronico è inoltre una sostanza che noi produciamo autonomamente, perciò va benissimo già da sempre, non c'è un'età per iniziare a usarlo. Essendo un siero, dal centro verso l'esterno, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, accarezzo il prodotto senza massaggiarlo, e come vedete si è già assorbito. Perché? Perché il siero ha un'alta penetrabilità. Sul mercato troviamo sieri in acqua,
sia in olio, questo ad esempio lo adoro, è l'Oil Infused Diptyque, quello che sto usando in questo momento, o sieri acqua in olio, come ad esempio l'Oleone Super Serum di Eterea. Questo contiene quota idrica e quota lipidica, vengono miscelate al momento dell'applicazione e abbiamo una sorta di siero perfetto che contiene tutto quello che serve alla nostra pelle. Quando voi applicate solo un olio che funge da siero, mi raccomando, applicatelo a pelle umida perché riesce ad attraversare molto meglio il film idrolipidico della pelle, che è fatto appunto idrolipidico, quindi di acqua e di olio, con uno skin feel molto più piacevole e una sensazione molto meno untuosa. Esistono invece poi sul mercato dei sieri che sono specifici per una sola fase della giornata, come ad esempio SkinCeuticals Floretin CF. Questo è un siero che contiene il 2% di floretina, il 10% di acido ascorbico e il 5% di acido ferulico. Cosa ci dice questa composizione? Che è un potentissimo antiossidante, quindi si utilizzerà solo la mattina, perché? Perché andiamo incontro a tutti i danni da stress ossidativo, come ad esempio il nostro amatissimo e mio amatissimo Advanced Night Repair di Estée Lauder. È un siero studiato per la notte sulla base del ritmo circadiano, perciò darà il suo meglio durante la fase di rigenerazione notturna della pelle. Questa è un po' un'eccezione perché si può usare anche sotto solare di giorno, in alcuni casi di giorno, eccetera, però in generale è per farvi capire che sul mercato esistono anche prodotti differenziati, come nei sieri, esattamente come nelle creme. Quindi, facendo un passo indietro, successivamente all'applicazione del siero, andremo ad applicare la nostra crema di trattamento, che, come abbiamo visto per il contorno occhi, può essere super semplice, generica, idratante e va bene per tutti, come ad esempio l'Hydra Boost di Revolution. Questo è un booster di idratazione leggerissimo, idratante, gelificato, va bene per tutte le età, per tutti i tipi di pelle. Quando non abbiamo particolari esigenze, abbiamo composto una skincare routine che va bene per tutti con un budget bassissimo. Più si alzano le esigenze, più dobbiamo trovare specificità nel cosmetico al quale ci rivolgiamo. Ad esempio, se vogliamo rimanere su un idratante classico 24 ore che va bene per tutti, ma ad esempio abbiamo la pelle particolarmente reattiva, ci possiamo rivolgere al Vinosource Crème Sorbet Idratante Pelli Sensibili di Caudalie. È sempre un idratante leggero, delicato, che va bene per tutti, ma anche una piccola quota antiossidante e una quota lenitiva. Ma rimaniamo in un prodotto che non ha peculiarità, acne, poro dilatato, anti-age, cedimenti strutturali, rughe, niente di tutto ciò. Possiamo poi iniziare ad andare invece su prodotti un po' più strutturati e che, come abbiamo visto nel caso dei due sieri, sono invece dello stesso brand, dello stesso trattamento, ma che si suddividono in giorno e notte. Ad esempio, il famosissimo trattamento Pro Collagen Marine Cream di Elemis ha una crema notte che lavora con una texture più strutturata sulla rigenerazione della pelle, e una crema invece specificatamente giorno che lavora sempre sull'anti-age ed è sempre un antirughe, ma una texture più leggera ed è un prodotto più antiossidante e più protettivo. Quindi la stessa azienda ci dice: per curare al massimo la tua pelle, io devo diversificare, partendo dalla stessa formula e dallo stesso attivo chiave, la formula in base alle tue esigenze. Oppure ci sono aziende che dicono: io non ti faccio la corrispondenza. Ad esempio, questa è la crema che io in questo momento sto abbinando a quest'olio. Questa è sempre di Diptyque ed è la Voile Protecteur pour le Visage. Questa è un'emulsione giorno che ha anche un fattore di protezione, un SPF, se non sbaglio 15, se non sbaglio, ed è una lozione idratante protettiva per il viso. Non ha il suo corrispettivo in una crema notte. L'azienda dice: io ho fatto questa affinché tu abbia la pelle idratata e protetta sia dai raggi ultravioletti sia dalle aggressioni esterne di temperatura e di inquinamento con questo prodotto. Punto. Lo andiamo intanto ad applicare. La crema invece l'andiamo ad applicare in quantità più abbondanti del siero, lavorando il prodotto molto di più, quindi facendo una sorta di automassaggio affinché il prodotto arrivi a rottura e quindi si assorba al meglio, sempre dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, dal centro verso l'esterno. Aumento decisamente la pressione, specialmente la fronte verso l'alto, col movimento si chiama preghiera. Apriamo ed accompagniamo il viso. Aiutiamo anche l'ossigenazione dei tessuti e la stasi linfatica. Bene,
Esistono, esattamente come dei prodotti solo giorno, anche dei prodotti solo notte. Ad esempio, questa è nuova ed è meravigliosa, è di Estée Lauder ed è la Revitalizing Supreme Plus Night. È la nuova crema in balsamo super super rigenerante e anti-aging di Lauder. Questa è una texture balsamica, è molto ricca, molto emolliente, è una coccola per il viso, no? Perché nasce da notte? Perché fa parte del trattamento specificatamente notte, che lavora sul ritmo circadiano e rigenera la pelle durante la notte. È proprio tecnicamente studiato per questo. Ad esempio, Caudalie fa la Vino Perfect Crème Nuit Peau Nouveau perché è un prodotto da notte, perché è un prodotto esfoliante e quindi bisogna esfoliare la pelle di notte. Affinché poi che di giorno, scusatemi, deve poi essere protetta da un fattore di protezione. Però aumentiamo il turnover cellulare e lo facciamo la notte. Sono prodotti che non hanno per forza, anche come questa, un corrispettivo in una crema giorno. Questo ce l'ha, ma è un esempio. Sono prodotti che, ad esempio, nascono soltanto per quella fascia oraria e poi vengono integrati nella nostra skincare routine. Bene. Detto questo, esistono poi dei prodotti che sono rivolti solo agli estremi di pelle. Quindi tutti i prodotti che avete visto adesso, uno è più anti-age, uno è per le pelli sensibili, uno è per esfogliare le pelli, quindi poro dilatato, un po' ispessite, rughe, uno è un rigenerante per pelli più secche, uno è un prodotto invece più protettivo e idratante, ma ci sono pelli che sono molto grassi, hanno molti pori dilatati, o pelli veramente molto secche, molto reattive ed esquamate. È difficile che trovino un prodotto in queste categorie. Esistono prodotti che nascono per gli estremi di pelle. Esempio, la Prodigy Uselix Cold Cream di Eterea è una cold cream, quindi ha una quota lipidica e c'è pochissima, pochissima acqua in una cold cream. Non è la classica emulsione. Sembra per dirvi di toccare un burro di karité. È un prodotto che si scalda e assume quasi una componente oleosa ed è un rigenerante pazzesco. Se avete la pelle secca che desquama, questa vi salva la vita, non soltanto per la sua composizione a livello texture, ma proprio per la sua composizione cosmetica. Vi ho parlato moltissimo della Cold Cream di Eterea, ha mille proprietà, tra cui anche desquamazioni, rossori, rosacea, brufoli, ha un potere incredibile. O ad esempio, per tutto l'estremo dall'altra parte, la Nuit Detox di Normaderm, questo è un prodotto da notte, detox e purificante che lavora su pori dilatati, brufoli e pelle intossinata. Questi sono prodotti che si rivolgono solo agli estremi di pelle e sul mercato troviamo tutte queste cose, quindi è bene sapere che cosa offre il mercato e come muoverci, no? In queste direzioni. Bene. Quindi, ricapitolando, abbiamo applicato il contorno occhi, abbiamo applicato il nostro siero, abbiamo applicato la nostra crema di trattamento, che in questo caso, essendo una crema da giorno, aveva anche il fattore di protezione solare. Quali sono le altre cose che troviamo sul mercato? Bene, sono diverse. Innanzitutto, i booster cosmetici sono tutto sommato delle novità in ambito cosmetico, le avrete trovate spesso sugli scaffali, vi sarete anche chieste cosa sono e cosa fanno. Bene, i booster in ambito cosmetico esistono di due principali famiglie: quelli che si applicano a pelle pulita prima della nostra skincare routine e quelli che invece si miscelano con la nostra skincare routine. Ad esempio, questo è il Superstar Skin Renewal Booster di Elizabeth Arden. Questo è un prodotto che praticamente va a lavorare, attiva il rinnovamento cellulare nella pelle, va a lavorare quindi su idratazione, lavora sull'integrità della barriera lipidica della pelle, migliora la microflora per aumentare le difese immunitarie della pelle. È tipo una cura a 360 gradi che si applica prima della nostra skincare routine, non per niente si chiama booster. Così come l'Intensive Multi Active Booster di Eterea è un prodotto in gocce che si miscela al nostro prodotto di trattamento, ovviamente al primo prodotto che viene a contatto con la nostra pelle. Quindi se applichiamo il siero si miscelerà al siero, se applichiamo solo la crema si farà questo più la crema, cosa che in questo caso è possibile perché questa ha un peso molecolare molto più basso della crema. Miscelandosi creano una sorta di trattamento tutto in uno ed è un booster di vitamine, peptidi, idratazione e va a potenziare il nostro cosmetico o a migliorare un cosmetico che di per sé non è molto buono. Ok? Quando si usano, anche qui,
Non tutto l'anno, non sempre, quando abbiamo bisogno di qualcosa di più. Nei cambi di stagioni, quando stiamo facendo una dieta, dormiamo poco, siamo sotto esame, abbiamo problemi al lavoro, nei momenti in cui lo vediamo che la nostra pelle è out, in quel caso lì possiamo andare a potenziare la nostra skincare routine, tanto da renderla ancora più ricca di attivi, ancora più attiva, appunto. E un prodotto invece che non fa parte di nessuna categoria, ma che si utilizza molto, ad esempio, in alcune culture, come in alcuni casi nella cultura coreana, nella cultura orientale, è l'olio. Non un concentrato di siera in olio, l'olio puro. Quando si applica questo tipo di olio? Ad esempio, questa è la seconda volta che lo ricompro, mi piace moltissimo. Questo è nuovo. È di Ren e si chiama O. Alla dodicesima, Moisture Defense. Fondamentalmente è un olio a base di rosa, contiene rosa, damascena, ceramidi, fosfolipidi, omega 6 e 7. Quindi parliamo, sapete che io amo la rosa, è uno dei principi attivi che è più funzionali sul mio tipo di pelle. Come si sfrutta l'olio in questo caso? Si applica alla fine della nostra skincare routine la sera, per creare un effetto lock-in ulteriore. L'olio, per sua natura e per sua densità, una volta che noi abbiamo concluso con la nostra crema da notte, se applichiamo sopra un olio, che allora voi dovete sapere che quando noi dormiamo, è vero che la nostra pelle si rigenera, ma noi perdiamo tantissima acqua durante la notte, tantissima. Ecco perché, ad esempio, Estée Lauder ha studiato tutto un protocollo per la cura della pelle di notte, perché abbiamo durante la notte grandi benefici, ma anche grandi danni, dati appunto dalla perdita d'acqua. Una volta terminata la nostra skincare routine, applicare un olio al di sopra fa sì che si venga impedita l'evaporazione dell'acqua, per cui abbiamo un risultato che è molto più efficace ed efficiente. Ma per tutti? No! Io ad esempio lo faccio specialmente d'inverno, quando c'è molto freddo, o per una pelle particolarmente secca, da normale a secca e molto secca. Bene, questo è come si compone una skincare routine, con che gestuel si applica e con che, appunto, cosa troviamo sugli scaffali in profumeria, eccetera, farmacie, eccetera. Esistono due categorie prodotte, sono le ultime di cui parliamo oggi, che non sono le classiche skincare routine, ma che vanno a integrare una skincare routine, e sono le mist e gli ibridi. Partiamo dalle mist. Due parole perché vi ho già fatto un video approfondito sulle mist che trovate sul canale. Le miste esistono di due grandi famiglie, idriche e acqua in olio. Hanno tantissime funzioni, ma in generale la funzione che accomuna tutte quante le miste, che non sono dei tonici, sono delle miste, è quella di impedire o comunque ridurre al minimo i picchi di disidratazione durante la giornata. Noi continuiamo a perdere acqua, ovviamente. Spruzzare un prodotto che ridà idratazione alla pelle durante il giorno mantiene la pelle più sana e più a lungo. Soprattutto arrivando dall'applicazione del cosmetico il mattino all'applicazione del cosmetico la sera. Poi è ovvio che le mist avranno delle funzioni diverse. Ad esempio, possiamo usare l'Intensive Multi Active Mist di Eterea per avere un effetto protettivo dall'inquinamento. Quindi non soltanto ti do idratazione, ma ti proteggo dalle particelle inquinanti che arrivano dall'esterno. Oppure userò la Glow Recipe Watermelon Glow Ultra Fine Mist per avere un effetto ultra idratante e antiossidante. Qui abbiamo anche un pizzico d'olio, quindi un bellissimo effetto glow. Di cosa serve la nostra pelle? Dipende che tipo di pelle abbiamo. In generale, se è un'acqua in olio, andrà miscelata, cioè agitata, se è così, no. E la mist andrebbe applicata circa ogni 2-3 ore al massimo, anche sopra il make-up, è indifferente. E considerato che la gravità gioca a nostro favore, voi immaginate il viso diviso in tre segmenti e procedete in questo modo. In questo modo, oh, che profumo! Voi avete la pelle che è completamente coperta e poi andate avanti con la vostra giornata. Credetemi, se iniziate a integrare le mist nella vostra skincare routine, specialmente se avete la pelle disidratata, vi accorgerete immediatamente della differenza. Bene. Ultimi prodotti come genere di cui vi parlo oggi, sono un prodotto poco conosciuto e secondo me poco sfruttato, ma è un peccato. E sono quelli che io prima vi ho definito gli ibridi, cioè prodotti che nascono sia con delle peculiarità di trattamento per la pelle che con delle peculiarità di azione sul make-up che noi applichiamo dopo.
Ce ne sono tantissimi sul mercato, dipende quello che noi chiediamo a questo, vogliamo chiedere a questo prodotto. In generale, gli ibridi sono applicabili anche da soli, quindi come unico prodotto. È una cosa che io non consiglio mai, perché viene a mancare tutto quello che rende efficiente una skincare routine, quindi la stratificazione, l'alternarsi di pesi molecolari, un'azione più mirata, bla bla bla. Però se sfruttati a dovere, quindi come nascono, perciò come chiusura della skincare routine e azione sul make-up, sono molto più efficaci del classico primer trucco. Ad esempio, tra i miei preferiti. Uno è il famosissimo Dream Skin, che adesso è stato riformulato, si chiama Cream Perfect di Dior. Questo è un trattamento anti-age globale, creatore di pelle perfetta. Quindi non soltanto dà un boost di principi attivi che lavorano a livello superficiale per un effetto mise en beauté immediato, perché la pelle, è vero che più la trattiamo in profondità più abbiamo un effetto curativo, ma la pelle ha più livelli, lavorare anche gli strati superficiali della pelle dà un effetto mise en beauté importantissimo, che va poi a lavorare in sinergia con invece i trattamenti che andranno a lavorare in profondità nella nostra pelle. E questo va a lavorare su anche pori dilatati, luminosità, uniformità del colorito. È un prodotto bellissimo, veramente bellissimo, in vendita da anni, amato da tutti. Esistono poi invece prodotti come l'Invisiblur Perfecting Shield di Moad, che ha un'azione completamente diversa, quindi il suo obiettivo è lavorare la texture della pelle principalmente. Quindi sì, è un trattamento avanzato e primer, sì, contiene anche una tecnologia di SPF all'interno, ma sì, ha un effetto blurring, quindi va a levigare tantissimo la texture della pelle e i pori dilatati. Quindi abbiamo esigenza di questo? Questo è il prodotto per noi. Quindi un'azione cosmetica, di make-up, ma mirata per una determinata funzione. Un altro prodotto che ho scoperto più di recente, bellissimo, e lo applichiamo insieme perché questo non me l'avete mai visto applicare, invece gli altri sì, è di Emma Hardy e si chiama Amazing Face Protect and Prime SPF 30. Viene definita una crema viso protettiva con aggiunta di primer per un effetto soft focus luminoso e fattore di protezione solare. Quindi, questo è un prodotto che si presenta come una crema viso più leggera. Contiene un bel SPF 30, quindi abbiamo una bella protezione, e a tutti gli effetti anche un primer trucco, quindi migliora la performance del nostro make-up, sia in durata che in stesura, e aggiunge e dà un effetto glow bellissimo alla pelle. Mi raccomando, Lidia, ricordiamoci di avere un obiettivo cosmetico e raggiungerlo. Se io acquisto la Watermelon Ultra Fine Mist perché voglio un effetto glow ed è quello che cerco, andrà benissimo scegliere un primer trattamento che mira un effetto glow. Se io ho i pori dilatati anche per colpa dell'inquinamento, ho una grana della pelle che non mi fa impazzire, eccetera, allora sceglierò un prodotto come questo e lo abbinerò a un prodotto che non contiene olio, ma che invece è super protettivo. Non so se mi sono spiegata. Bene, andiamo ad applicarlo. Profumo buonissimo. Io in questo momento sto lavorando con un prodotto che ha tutti gli effetti, sia un cosmetico che un primer make-up, quindi lo stendo e poi vado a premere bene nei pori per avere un effetto anche il più levigato possibile della grana della pelle e vado a lavorare nei punti in cui il make-up dura meno, quindi angoli del naso, e in mezzo alla fronte, zona delle sopracciglia. Mi assicuro di far aderire bene il prodotto in quelle zone dove il make-up deve performare al meglio. E vedete, non so se in camera si noti, ma dal vivo ho un effetto glow molto bello. Quindi questi sono un po' anche i prodotti di nuova generazione che troviamo in ambito cosmetico. Bene, io spero di cuore che questo video vi sia stato utile. Ci ho messo molto a farlo perché è tanto complesso raccontare di queste cose e mettere insieme i concetti. Quello che è importante sapere è che l'applicazione dopo la Essence o dopo la Lotion sono contorno occhi, siero, crema, che in base alle ore del giorno sarà crema giorno e crema notte o crema 24 ore, volendo in alcuni periodi dell'anno e per alcuni tipi di pelle la sera lock-in con un olio, durante le ore del giorno ogni 2-3 ore al massimo erogazione di una mist, e nei momenti dove la pelle è off possiamo aiutarci con uno skin booster. Quando invece vogliamo esagerare, quindi dare tutto quello che possiamo alla nostra pelle, si può scegliere alla fine della nostra skincare routine e prima del make-up un prodotto ibrido che agisca sia sulla pelle che appunto in relazione al make-up. Questo è un po' quello che oggi offre il mercato del beauty. Io spero di cuore che questo video vi sia stato utile e mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi interessa un video simile fatto solo sulla detersione.
E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, anche perché ne arriveranno tanti altri. Un bacione e al prossimo video!